la difficoltà di questa partita è il valore dell'Olimpica Marsiglia. Giochiamo con una squadra di assoluto valore, che abbiamo avuto già la possibilità di confrontarci nella partita d'andata, e questo è stato indubbiamente molto, molto utile. Però noi dovremmo sicuramente fare un'ottima gara, una prestazione importante, per, come giusto che sia, per raggiungere la finale. Prego, qui. Mister, buongiorno. Buongiorno, Sead. Una domanda per entrambi. Per Bergamo comincia una settimana storica. L'Olympique domani sera, sabato la Roma e domenica e mercoledì prossimo la Juventus. È vero che tu dici sempre una partita dopo l'altra, pensiamo, però per Bergamo è veramente un avvenimento storico, non è mai successo, si cerca di entrare nella storia. Come la vivete voi tutti? I think we have to focus first of all of the game of tomorrow. There are three different competition for us. First now we have to play the Europa League game and then la viviamo con la consapevolezza che è una settimana molto importante, ma anche con la concentrazione di affrontare una partita per volta. E in questo momento dobbiamo avere l'attenzione esclusiva sull'Olympique, sulla squadra dell'Olympique, sui loro punti forti, i loro punti meno forti, su quello che è stata la partita all'andata, su quello che dobbiamo fare in campo per raggiungere, come ho detto prima, il traguardo di questa competizione. Poi dopo penseremo al resto. Prego. Ciao, Tutto Sport e Prima Bergamo. Una domanda per il mister, una domanda per Sead. Mister, ti chiedo, c'è un'attesa in città clamorosa già da qualche giorno, tu vivi la città, abiti in pieno centro, ti chiedo Giampiero come sta vivendo questi giorni di avvicinamento, è diverso rispetto ad altre situazioni per il livello a cui siamo, o cerchi di, anche grazie a qualche capello bianco in più che hai rispetto a me, di viverla con la massima serenità possibile? Se ho imparato a conoscerti un po', comunque anche tu sei molto molto coinvolto e toccato da questo, da questo momento. E per Sead, mi ricordo quando abbiamo fatto l'intervista mi avevi detto cerco di ascoltare il mio corpo quando le cose vanno bene, quando le cose vanno bene, quando magari non sono a posto, e di vedere che risposte mi dà. Ti chiedo come stai rispetto all'infortunio di settimana scorsa e che cosa si sta dicendo il tuo corpo rispetto ai prossimi impegni. Ma Sead, he translate me because it's in French, yeah? No, in English. But he trans, I didn't understand, and it's in Francese here. The translation is in Francese. Scusa. Ma quello che si avverte in città è straordinario, la fibrillazione, l'attesa, è qualcosa di ancora diverso rispetto a quello che poi sarà la partita, se vogliamo anche di molto bello, a volte molto più bella l'attesa, e questo si vive chiaramente. Per quello che riguarda me, come ho detto, e la squadra, questa è sicuramente una spinta in più, una carica in più per tutti quanti i giocatori, perché sappiamo che il momento è questo, e a maggior ragione quando si arriva a questi appuntamenti bisogna presentarsi al meglio delle proprie possibilità. Prego. Andrea Elefante, Gazzetta dello Sport, una per Giampiero e una per Sead. Mister, tu dici sempre che ci si allena giocando, quanto può pesare? Sono allenatissimi. Quanto può pesare, soprattutto se incrociando le dita ci dovessero essere supplementari, il fatto che il Marsiglia non abbia giocato in questa domenica di campionato? Per Sead? A Sead, poi faccio anche a Sead. Ok, no, non pensiamo a questo, pensiamo che noi siamo comunque preparati, anzi arrivati a questo punto della stagione non si capisce bene se a volte è meglio. A me è capitato con i giocatori che magari gli ho fatto saltare un turno, poi me li sono trovati meno
meno positivi di altri che hanno giocato con continuità, non so, è veramente difficile fare questa, questa considerazione. Quello che può essere negativo sono gli infortuni, e questo sì, possono pesare, però per il resto sono tutti ragazzi preparati, che stanno bene, giocare 90 minuti, giocarne 120, credo che sia la difficoltà uguale per tutti, non se qualcuno ha saltato o ha fatto due giorni in più di riposo. Tu hai giocato, con Aubameyang nell'Arsenal. Dimmi una cosa che hai consigliato già magari nella partita di andata ai tuoi compagni, e quanto il fatto di poter rigiocare una finale di Europa League dopo quella che hai perso con l'Arsenal, col Chelsea, sarà una spinta per fare il tifo domani e recuperare a tutti i costi eventualmente per Dublino. E indubbiamente al Marsiglia hanno un fattore campo molto forte, e che anche è testimoniato anche dai risultati. Questo loro domani chiaramente non l'avranno, e l'avremo invece noi, anche se in questo senso non è mai mancato il supporto della nostra tifoseria, è sempre stato molto caldo, anche se i numeri chiaramente non possono essere quelli di grande piazza, però ecco, quello che mi auguro, che spero, vedendo questo stadio che sta finendo e che finalmente verrà completato, che l'Atalanta possa sempre poi tornare a giocare partite di questo genere, magari con lo stadio completato, sarebbe altrettanto meraviglioso. Prego. Buongiorno, Piero Vailati, Lecco di Bergamo. Domanda per il mister: se ha dubbi di formazione e quali sono i criteri di scelta in questi casi? Se si privilegia il più in forma, il più esperto, il più tecnico, il più fisico o cos'altro? Domanda per Sed: se c'è la possibilità di vederlo in campo a questo punto, perché dalla prima risposta mi sembra di aver capito che se dice dare il meglio domani in campo, forse può esserci. Volevamo chiarire questa cosa, grazie. I don't know, then we have to ask Misker if I am... Giocando partite così ravvicinate devi non hai molto tempo per preparare le gare, per valutare il recupero e la condizione dei giocatori, però è anche vero che dal punto di vista tattico, giocando molto, hai avuto comunque tante possibilità sul campo di fare delle verifiche, e poi ti porti dietro sempre l'ultimo allenamento, in linea di massima la squadra, sai, ci può essere una o due varianti o tre, non so, e poi decidi chiaramente dopo l'ultimo allenamento. Su cosa deve migliorare la squadra? Teoricamente su tutto, no? C'è sempre, non c'è limite al miglioramento, alle cose, poi bisogna prepararsi, fare un piano per questa gara e sviluppare bene quello che cerchiamo di fare, vedendo anche quanto è forte o meno la contrapposizione dell'avversario, sempre questo. Poi miglioramenti sono infiniti. Qui. Ok. Una domanda per il mister. Buongiorno, Franco Vanni del Quotidiano della Repubblica. Volevo chiederle forse, esatto, parlo milanese, no, tranne forse che tranne poi mico i posti li guardi in televisione, se mi piace, no, scherzo. Volevo chiederle, in un paese in cui si tende a gufare, tranne forse a Brescia, a Como, adesso tutta Italia supporta l'Atalanta in questo momento, a sentire. Volevo chiederle, questo affetto così, diciamo, inedito, è una cosa che percepite, che vi fa piacere, oppure che vi lascia un po' stragnati, come dire, si fate le vostre squadre che noi facciamo il nostro? No, allora, quello vero ci fa molto piacere, e sappiamo anche di avere
conquistato degli apprezzamenti un po' trasversali in tutte le tifoserie. Poi c'è anche un tifo verso di noi condizionato, no? Nel senso, cioè, che è interessato, ecco, più che condizionato è interessato, che è giusto anche che sia, che speriamo anche di magari di portare un contributo, perché andare avanti per noi significa anche ranking e posizione, magari possibilità di fare le coppe anche per altre squadre. Però io credo che anche in nazionale, se viene convocato con questa continuità, è perché è ritenuto un giocatore fondamentale. Prego. Buongiorno, Matteo De Sanctis, Bergamo TV. Una domanda per mister Gasperini, anzi facciamo doppia. Volevo sapere come vede il duello tra Bomber, Scamacca, Aubameyang, che sono i due terminali d'attacco delle due squadre, e se è preoccupato, tra virgolette, del fatto che abbia numeri ridotti in difesa, visti gli infortuni. Grazie. Ma io credo che sì, è giusto insomma vedere anche i terminali d'attacco così, ma credo che domani la partita si risolva più tra le due squadre che una sfida tra singoli. E, in difesa siamo il reparto dove siamo un po' più contati per gli infortuni di Toloi e di Cola, però magari facciamo un miracolo, recuperiamo per domani. In Europa si incontrano a volte squadre che non sono abituate a giocarsi, si conoscono meno, magari vedi molta TV, vedi molte partite, però non hai il raffronto di uno scontro diretto, e generalmente quando, come ad esempio hai in campionato che conosci sicuramente meglio le squadre, di solito quando giochi nelle due partite, invece nella seconda partita hai sicuramente delle conoscenze maggiori e sei un po' più preparato indubbiamente. Ma questo fino adesso è stato un percorso straordinario dovuto a tutti quanti i fattori che elencati, società, ambiente, squadra, allenatore sicuramente. Forse lo potremmo valutare meglio magari tra un po' di anni, però credo che abbiamo potuto verificare e dimostrare anche che in un ambiente piccolo, con dei numeri non eccezionali, come possono avvalersi altre situazioni del calcio, si possa, attraverso le idee, attraverso la gestione, attraverso l'appartenenza, si possa comunque creare una squadra di calcio che dà delle soddisfazioni, si identifica con il proprio territorio e riesce a vivere dei propri trofei, delle proprie coppe, raggiungendole e superando se stesso, perché i parametri del successo e del vincere è spesso superare se stessi, e noi ci siamo riusciti a superare quella che era la storia dell'Atalanta e portarla in alto. Personalmente penso che non ci sia limite, un po' come il miglioramento, si parlava tecnico di una squadra, che non ci si debba porre dei limiti, e che un segreto può essere anche quello di pensare sempre un po' più in grande, no? E chiaramente con i propri mezzi e con le proprie possibilità, ma le idee non sono vendibili e possono sempre esserci, e questo vale per tutti, anche per chi non necessariamente ha dei grandissimi numeri da poter spendere. Ultima domanda, last question. Monsieur Gasperini, est-ce que personnellement, est-ce que c'est le match le plus important de votre carrière d'entraîneur? Et plus généralement, est-ce que c'est le match le plus important pour l'Atalanta et ses supporters? Come tetto di valore, indubbiamente sì. Ci sono state però tantissime partite della mia carriera, decisive, importanti, con la stessa apprensione, con la stessa attesa, che magari valevano per qualcosa di meno importante di una finale di Europa, ma le assicuro che emotivamente avevano lo stesso valore. E quindi, questo per dire che non è solo
quello che si gioca in alto. Il calcio è proprio bello perché a tutti i livelli ci possono essere delle grandissime emozioni.